Ciao a tutti, sì, sono qui in Francia da qualche mese ormai, devo dire che mi trovo molto bene, è un posto molto tranquillo, lo paragono molto a Lecce come città. Se non fosse per i prezzi sicuramente sarebbe molto simile a Lecce. L'unica nota stonata in questo momento è sicuramente il discorso degli attentati di Parigi, che ha portato un po' di confusione, ha portato un po' di tensione. Quindi in questo momento si sta un attimo lavorando per calmare le acque. Non è facile trovarsi qui in questo momento, ma devo dire che con lo sport che faccio, per il motivo per cui io sono qui, sfortunatamente ci si pensa poco a questo e si va avanti. Quindi non posso dire che altro che sto bene e che mi piace come posto e che come esperienza sicuramente non potevo, come prima esperienza all'estero, non potevo desiderare di meglio. Mi trovo molto bene in questa squadra e devo dire che all'inizio ero un po' preoccupata perché, sai, arrivando in un posto come in un posto diverso come pallavolo, come ambiente, come tutto, come lingua, immaginavo sarebbe stato difficile, ma in realtà è stato molto più semplice di quello che mi aspettassi perché l'allenatore parla italiano, ho comunque delle compagne portoghesi che bene o male ci si capisce, sto sfoggiando il mio fantastico inglese e quindi nulla, poi adesso sto iniziando a capire tutto di francese con il corso che comunque mi stanno facendo fare e quindi devo dire che questo anche sul livello di gioco va molto bene perché la squadra, io riesco a esprimere il mio gioco, riesco a comunicare bene con la squadra, loro riescono a seguirmi tanto. È pur vero che non è lo stesso livello che c'è in Italia, ma devo dire che ho trovato un bel livello e si è sicuramente alzato tanto rispetto agli ultimi 3 anni. Vedi, comunque Cannes, che ha sempre dominato qui in Francia, adesso è tra la quinta e la sesta posizione. Quindi sicuramente continuerà a essere un bel campionato e noi abbiamo buone prospettive di miglioramento perché sono sicura che c'è da lavorare, ma lo stiamo facendo bene. Beh, parlo tanto con mia mamma, con anche giocatrici un po' più grandi di me, del discorso della pallavolo. Spesso ci confrontiamo su come è cambiata la pallavolo negli ultimi anni e si è sicuramente evoluta sotto tanti aspetti. Diciamo che sotto l'aspetto sicuramente del fisico, perché prima era molto più tecnica, adesso si punta molto di più anche al discorso fisico, non perché la tecnica non conti, ma perché il discorso fisico comunque è diventato importante, si punta molto all'altezza, si punta molto a tutto questo che prima magari ci si badava meno, ecco, però penso che comunque è una pallavolo che si sta evolvendo sempre in meglio, è una pallavolo che sotto tanti aspetti sta migliorando il livello, si stanno migliorando tante cose. Ecco, forse tante regole anche sono cambiate e quindi è difficile per adesso, secondo me, in una pallavolo di adesso stabilire se in una pallavolo femminile si fa punto con la fase break o la fase punto, perché io penso che in questo momento la cosa fondamentale della vittoria, comunque del successo di una squadra, sia proprio il fatto che si faccia gruppo, perché tra ragazze non sempre è facile. È importante che si faccia gruppo, è importante che si abbia lo stesso obiettivo, che si abbia voglia di lavorare, si abbia voglia di fare bene, di dimostrare ogni partita, di scendere sempre in campo con la stessa voglia di vincere. E questo non sempre purtroppo succede, perché a volte si pensa anche ad altri fattori. Beh, per quanto riguarda la nazionale, non posso che dire che è stata sicuramente un'esperienza unica, è sempre un'esperienza emozionante vestire quella maglia, perché fin quando tu non la vesti, rimane un sogno. Quando poi arrivi, è sempre difficile realizzare che ci sei. Quindi, per me è sempre stato un sogno. Io sono riuscita a realizzarlo nel mio piccolo, ma non mi piace fermarmi. Voglio sperare, voglio provare ad andare avanti e voglio provare a rivestire di nuovo quella maglia, anche se mi rendo conto che non è facile in questo momento perché ci sono tante giovani che comunque sono forti, stanno emergendo ed è una pallavolo italiana che sta crescendo tanto, quindi sicuramente non sarà facile, ma io voglio provarci perché comunque è la mia passione, è il mio sogno e voglio sicuramente provare a dare qualcosa di mio ancora a questa maglia azzurra. La scorsa stagione ho vestito la maglia per qualche mese e devo dire che era un gruppo molto, molto integrato di big e di ragazze più giovani. Veramente, veramente un bel gruppo perché si lavorava bene, le giovani comunque seguivano molto l'esperienza delle più grandi e quindi non,
Sono sicura che questa nazionale può soltanto fare meglio e migliorare sempre di più perché si lavora bene, c'è un bell'ambiente, un bello spirito di gruppo e sono sicura che si può andare sempre più avanti e puntare a qualcosa di più. Allora, io seguo tanto il Lecce, seguo tanto il calcio in generale, mi piace, però devo ammettere che per quanto riguarda gli allenatori non sono una grande intenditrice o perlomeno, essendo una giocatrice mi limito sempre a giudicare più quanto un giocatore può fare meglio, quanto un giocatore può fare peggio, o quanto comunque il giocatore in quel momento stia dando alla squadra, no? A livello fisico, a livello mentale, a livello di gioco, a livello di tutto. Quindi non mi sento di giudicare Braglia come allenatore perché non lo conosco. So soltanto che comunque vedo un Lecce sicuramente più motivato, un Lecce che ha voglia di fare bene e sono sicura che i risultati verranno perché comunque quando ci sono stimoli nuovi, ci sono sempre grandi cambiamenti, ci sono sempre grandi cambiamenti di gioco, grandi cambiamenti di spirito, quindi sono sicura che è un Lecce che può fare bene, è un Lecce che può andare molto avanti. Poi è chiaro, sul campo ci sono risultati e le squadre ogni volta sono due, quindi non dipende soltanto dai nostri giocatori, sempre. Per cui io mi limito in questo momento a fare la tifosa e non ad aggiungere altro perché non vorrei sicuramente dire qualcosa che comunque in questo momento non è di totale mia informazione. Quindi io continuo a tifare Lecce anche dalla Francia e spero che Lecce possa ritornare presto in Serie A. Beh, questa notizia di gossip che mi stai dando, onestamente non la sapevo perché sono, non perché non piace il gossip, ma perché sono poco informata, se non quando mi vengono a dire le cose o quando comunque si sanno. Poi, non stando a Lecce, è difficile magari sapere queste cose. Conosco Stefania perché lei, è una giocatrice che comunque ho sentito nominare tante volte, ma purtroppo non abbiamo mai giocato contro e quindi non so che tipo di giocatrice sia. Per il resto, guarda, per quanto riguarda volley e calcio, purtroppo io non sono una grandissima conoscente dei calciatori a livello personale, li conosco come giocatori, ma non sono interessata onestamente a conoscerli esternamente, perché ne conosco due o tre, ma perché è capitato, comunque perché capita che ti incontri o perché comunque ci sono circostanze che ti fanno incontrare, ma per il resto io non sono un'intenditrice di questi gossip tra calcio e volley. E quindi non saprei cosa dirti, però per quanto riguarda questa coppia, mi rendo conto che tra sportivi non è sempre facile mantenere una storia a lungo termine per tanti fattori, quindi io mi auguro per loro che questa storia possa sicuramente andare avanti perché è bellissimo trovare due sportivi comunque che riescono a condividere le loro passioni e comunque anche la loro vita privata. Quindi oltre a questo, io non posso che augurargli ogni bene, sia a livello sportivo che personale, però per quanto riguarda il resto dei gossip, purtroppo sono poco informata e preferisco rimanere poco informata e vivere la mia vita esternamente dal calcio. Ho sicuramente nostalgia di casa, non è facile stare lontani dalla propria famiglia, dai propri cari, dalla propria città, non è sicuramente la cosa migliore, ma sono abituata, comunque ho sempre giocato negli ultimi 7 anni, 8 anni lontana da casa, quindi questo è il male minore, cioè mi sono ormai abituata anche perché fortunatamente ho i miei familiari, mia sorella e tutte le persone a me care che mi sono molto vicine anche da lontano. Appena possono fanno un salto qui e quindi meglio di così sicuramente non poteva andare. Per cui anche se ho nostalgia di Lecce, della vita di Lecce, di tutte le mie cose, sono molto tranquilla. Beh, sì, sono molto contenta di essere comunque seguita. Sono contenta perché non è facile avere sicuramente la stessa visibilità a Lecce come nel resto dell'Italia per quanto riguarda il mio sport. Quindi io sono contenta di riuscire a essere comunque anche seguita nella mia città perché penso sia importante sia per me che per i giovani che comunque amano questo sport e amano gli sport in generale perché voglio provare a essere nel mio piccolo, diciamo, un esempio perché tutto quello che io ho fatto nella mia carriera, tutto quello che io ho fatto nella mia vita è sicuramente stato tutto grazie a me, grazie alla mia famiglia che mi ha sempre appoggiata.
E quindi mi rendo conto che per noi del sud non è sempre facile riuscire a emergere, riuscire a dimostrare il nostro valore, perché comunque le potenzialità ci sono, ma a volte diciamo non siamo in una posizione anche geografica abbastanza comoda da riuscire a metterci in evidenza come magari meriteremmo, no? Quindi sono dell'idea che più che altro la mia figura voglio che sia importante per questo, per riuscire a dare comunque, per riuscire a trasmettere agli altri giovani pallavolisti, pallavoliste sportive il fatto di poter continuare a sognare, di vivere la loro passione e comunque di vivere questo sport nel migliore dei modi perché a me non piace mollare e quindi siccome non l'ho fatto io mi auguro che qualcuno riesca comunque a farlo e ottenere risultati migliori dei miei perché comunque io sono arrivata a un punto ma c'è gente che può fare sicuramente molto meglio e sono sicura che potranno farlo. Per cui io ai lettori sportivi vorrei dare un grosso in bocca al lupo, vorrei dire di non mollare mai, vorrei dire di continuare a sognare perché sognare non costa nulla. E poi nulla, poi vorrei sicuramente e mi piacerebbe che la gente di Lecce e la gente della provincia continuasse a seguirmi perché per me è veramente un piacere, per me è un piacere sentire la vicinanza della mia città, dei miei tifosi, che comunque non sempre è facile, lo capisco, ma per me è un piacere. Quindi io mi auguro di avere comunque un seguito per la persona che sono soprattutto e poi per la sportiva e nulla. Quindi mando un saluto a tutti i tifosi, mando un saluto a tutta Lecce, forza Lecce e ci vediamo presto al via del mare, spero presto, non so quando, ma la prima cosa che farò appena rientro a Lecce sarà sicuramente andare a tifare Lecce da vicino. Ciao!